spazi, visto che questo workshop parla di come presentare un portfolio per lavorare a una Tannever o più in generale per presentarsi a una casa editrice come la Bonelli, diciamo, parto in linee generali, cioè a spiegare che secondo me per fare il mestiere del fumettista non occorre essere un bravissimo disegnatore, quanto un disegnatore funzionale a ciò che si deve raccontare. Cioè, diciamo, molto spesso, magari lo dico per portare acqua al mio mulino, che non è che sia questo grandissimo disegnatore, però bene o male, di solito, secondo me, una storia ben scritta, anche se non ha disegni eccezionali, comunque ha più presa sul lettore. E comunque molto spesso quei disegni che non riteniamo eccezionali magari sono tenuti anche un po' sottotono per servire la storia. Visto che non siamo dei pittori o degli illustratori, che quindi in una sola immagine dobbiamo cercare di descrivere, di fare il botto subito, con il fumetto abbiamo la possibilità di rispettare dei tempi narrativi, un ordine di lettura, quindi è più importante che sia chiaro questo, che si abbia un disegno chiaro che ci faccia capire cosa sta succedendo, piuttosto che, insomma, magari i ragazzi che vogliono approcciarsi a questo lavoro pensano: oddio, se non disegno come Jim Lee o Adam Hughes non andrò mai da nessuna parte. Anche perché, insomma, per questo lavoro, arriviamo a un altro punto, diciamo, di questo workshop, bisogna essere il più poliedrici possibile. Per quanto riguarda la mia esperienza, io non sono partito disegnando subito fumetti. Ho frequentato la scuola del fumetto a Milano, dopo il liceo artistico a Taranto, e diciamo, i primi lavori sono stati lavori di illustrazione per riviste, e diciamo sono stati quelli i primi lavori che mi hanno permesso di fare entrare qualcosa nel conto in banca, diciamo. Con i fumetti già è un po' più difficile, infatti di solito si parte con delle autoproduzioni oppure disegnando per piccole case editrici, anche lì accettando quel poco che hanno a disposizione come risorse economiche. Però, insomma, per un giovane che esce da una scuola del fumetto, diciamo, se devo dare un consiglio, sempre bene accettare lavori pagati, perché essendo un lavoro è giusto che si venga retribuiti, anche perché molti editori possono marciare sul fatto, sai, la famosa pagina su Facebook ti pago in visibilità, cioè, quindi, però è giusto fare esperienze con piccole produzioni. Ad esempio, io ho fatto un fumetto che è stato una sorta di esperimento, un fumetto palindromo che si chiama Arca Sacra. Il titolo stesso è un palindromo, si legge da una parte e dall'altra, e aveva questa particolarità di due storie, due copertine. Si poteva iniziare a leggere sia da un lato che dall'altro, e poi le due storie si incontravano a metà albo. Quindi, se volete sfogliarlo. Poi, altro calvario di chi vuole, diciamo, intraprendere questa professione è veramente proporre tanto, cioè proporre 100 per riuscire a pubblicare uno, diciamo. Quindi ci sono stati lavori come ad esempio quello che abbiamo fatto con Focus Union, diciamo un team di persone. Noi eravamo partiti con una proposta per una casa editrice, la proposta non è stata accettata, quindi abbiamo girato tante case editrici fino ad arrivare a fare un fumetto per bambini che parlava di calcio, una roba un po' alla Lolli e Benji portata in Italia. Però, diciamo, la cosa particolare è che la proposta era partita come fumetto per adulti,
su vari sport. Cioè, poi la proposta è stata così tanto scremata che sono diventate 40 pagine per uno speciale di Focus Junior per i mondiali di calcio. Quindi, insomma, riuscire anche ad adattarsi a quelle che sono le esigenze della casa editrice, riuscire a mediare, perché raramente verrà accettata in blocco la proposta, quindi essere pronti a dei cambiamenti che ovviamente non stravolgano proprio il concetto di ciò che vuoi raccontare. Altrimenti, appunto, ci sono le autoproduzioni, uno può fare bene o male quello che vuole, un po' come abbiamo fatto in Arca Sacra, un fumetto, cioè, molto violento, però ha fatto una casa editrice che all'epoca era, diciamo, una realtà molto piccola e ci ha lasciato carta bianca. Quindi, insomma, dopo tutte queste varie esperienze fatte di vari lavoretti, messi insieme per riuscire, insomma, a sbarcare il lunario, nel frattempo io, appena uscito dalla scuola, ho cominciato a presentare i miei lavori in Bonelli. La Bonelli aveva, e penso abbia tuttora, cioè un archivio con tutte le prove, i disegni che presentano i disegnatori che vogliono cimentarsi. E quindi ero entrato in contatto con un editor che adesso è il curatore di Nathan Never, Glauco Guardigli. Insomma, per quasi 10 anni si è dovuto sobbarcare tutti i miei disegni, magari ogni lavoro che facevo veniva proposto, anche se non c'entrava niente con lo stile Bonelli, magari facevo un lavoro con la Gazzetta dello Sport, andavo lì a portarglielo, in modo che facesse, diciamo, curriculum per quello che può valere all'interno di un lavoro in cui comunque quello che fai viene visto da tutti, quindi insomma non è che ci possano essere nei limiti del possibile raccomandazioni o roba del genere, comunque tu metti quello che fai in mostra davanti ai lettori che vanno in edicola, fumetteria. Diciamo, quando avevo raggiunto un livello sufficiente per fare delle prove sul personaggio di Nathan Never, hanno cominciato a farmi fare dei characters, quindi la solita visuale del personaggio a figura intera, i primi piani. Poi, diciamo, Nathan Never, essendo un fumetto corale in cui ci sono un sacco di personaggi, bisogna anche un attimino riuscire a rendere l'espressività, la caratteristica, l'atteggiamento di ogni personaggio. Per esempio, Nathan Never raramente puoi farlo ridere, perché comunque un personaggio bello tenebroso, triste, quindi ogni tanto capita che quando porto una pagina in cui accenna lievemente un sorriso me la fanno cambiare, perché Nathan Never non può ridere proprio, deve essere sempre triste, e a parte qualche rara, diciamo, eccezione. Così come bisogna riuscire a cogliere il carattere anche dei comprimari, che in alcuni casi sono molto importanti, come Lex Weaver, che comunque è stato il primo personaggio omosessuale immesso e proposto dalla Bonelli, che comunque attiva dei fumetti western, sempre è stato qualcosa di abbastanza conservatore. Quindi iniziare a trattare questo argomento più di 20 anni fa comunque è stata una roba importante, e comunque entrava a delineare delle caratteristiche di questi personaggi un po' più a tutto tondo e non, diciamo, di personaggi monolitici con una sola sfaccettatura. Quindi anche dal punto di vista del disegno, per i ragazzi che si vogliono cimentare,
devono stare attenti a rendere graficamente e fisicamente quello che rappresentano questi personaggi. Quindi Nathan Never, che avrà sempre una posa eroica, mentre invece Sigmund, che è il geek della situazione, sarà un po' più sfigativo alla vista, un po' più filiforme, bassino, così via via per tutti gli altri personaggi. Diciamo che, insomma, dopo anni, per me si parla anni, di prove per entrare nello staff di Nathan Never, c'è stato poi l'ok, dopo che innanzitutto sono riuscito a stare nei paletti che comunque ti impone una casa editrice. Giustamente, nel senso, non puoi disegnare Nathan Never con uno stile magari grottesco, che poi era lo stile che avevo io all'epoca, quindi diciamo si è dovuto lavorare sul realismo delle tavole, della messa in sceneggiatura, su quello che si proponeva. Insomma, ho iniziato dagli spin-off di Nathan Never, non sono stato buttato subito sulla serie regolare, anche perché gli spin-off molto spesso vengono usati come palestra per i nuovi, quindi magari delle storie brevi, perché magari uno può essere bravissimo, però magari ti fa due tavole al mese, allora tu devi entrare in un meccanismo per cui ti dimostri professionale, nel senso tu cerchi di fare il meglio nel tempo che ti è consentito, che poi grosso modo è questo secondo me il lavoro del fumettista, perché diciamo a fare una tavola al mese ce la può fare anche uno che non sa disegnare, prende delle foto, si sta lì tutto il tempo, invece un fumettista secondo me deve riuscire a fare una tavola ogni giorno o ogni due giorni al massimo, diciamo, magari per quelle più complesse si può prendere qualche giorno in più, però diciamo bene o male bisogna entrare nell'ordine di idee che è un lavoro, quindi cioè bisogna produrre per ciò che andrà in edicola, sempre mantenendo le proprie caratteristiche. Su questo non c'è dubbio, perché poi è anche quello il bello per il lettore, saper riconoscere un disegnatore piuttosto che un altro, però insomma rendere questo, che poi penso sia il fine del workshop, il fatto che sì, un lavoro creativo però fatto in un ambito professionale, altrimenti cioè fare un altro lavoro, nel senso. Quindi diciamo, il mio procedimento di lavoro è molto classico, diciamo, sono uno dei pochi disegnatori che ancora non utilizza una Cintiq o non si appoggia totalmente al digitale. Quindi soprattutto per i miei primi numeri, in cui sono stato un po' più seguito dal lavoro redazionale, preparavo degli storyboard molto veloci, cioè proprio schizzi veloci, dove si faceva vedere cosa cadeva nella pagina, quindi per vedere anche il peso della tavola in funzione dei bianchi e dei neri, dove veniva messo il retino, quindi un tono di grigio per dare l'idea di come sarebbe stata poi la resa finale della tavola. Molto spesso poi queste tavole sono state stravolte, che magari poi durante il lavoro redazionale ci si accorge che magari è meglio mettere una vignetta a destra piuttosto che a sinistra per un certo ordine di lettura, oppure all'ultimo ci si accorge di un errore prima di andare in stampa, quindi sei lì a rifare la vignetta. Quindi una volta fatti gli storyboard passo alle tavole originali e salvo rari casi faccio tutto sulla stessa tavola, cioè disegno a matita
le mando in relazione o vado di persona vivendo a Milano, mi approvano le matite, a quel punto chino sulla stessa tavola, proprio e poi sgombo. Dopodiché scansiono queste tavole e metto gli effetti di grigio con Manga Studio, che è il programma che persino un profano come me di computer riesce ad utilizzare abbastanza semplicemente. Che altro? Quindi, insomma, questa è quella che è la mia esperienza, nel senso, una volta approdato lì, magari appunto sono partito da una storia breve di 45 pagine, per poi piano piano essere inserito fino a fare il mio primo Nathan Never sulla serie regolare, che è uscito nello scorso dicembre. Insomma, mi sono divertito molto a disegnare una storia veramente con tutti i personaggi impegnati in una missione, sono riuscito a farlo anche con la dovuta calma, però ci sono, questo è detto per chi vuole intraprendere questo lavoro, anche delle emergenze, delle volte, quindi magari se tu hai un numero di tavole al mese che va dalle 10 alle 15, appunto, che riesci a fare in quel periodo, può capitare ogni tanto che dicono: vabbè, senti, abbiamo questa emergenza, te la senti di farmi 30 pagine in un mese? Si può benissimo dire di no, però sai, soprattutto all'inizio, quando uno vuole dimostrare. In questo caso è stato il caso di un Universo Alpha, che è un altro spin-off di Nathan Never, in cui ho fatto anche questa esperienza di fare una roba proprio estremamente sotto pressione. E insomma, anche lì, cioè, il risultato è stato buono, proprio per avvalorare la tesi che, ok, essere artista, però... Cioè, secondo me sei un bravo fumettista, se riesci a rendere godibile qualcosa nei tempi che ti vengono richiesti. Cioè, lì sei un buon fumettista, un grande artista può, insomma, prendersi più, un attimino più di licenze.